Il mio inventario è completamente vuoto. Io non voglio guardare, però. Burroni, ormai nella Big Vanilla il mistero è diventato all'ordine del giorno, ma Marci Costruttore non vuole far perdere il suo vero animo di costruttore incredibile, quindi oggi andremo finalmente ad iniziare quella torre. Vi devo solo dire una cosa, in questi giorni in live stanno succedendo delle cose molto particolari, quindi vi consiglio di passare, perché ieri qualcuno mi ha lasciato qualcosina con della bedrock per costruire un bunker segreto vicino alla stazione di Buddy. Chi sarà? Non lo so. I nostri presupposti è che questa volta possa essere realmente il Big Ladro. Voi che cosa ne pensate? Non lo so, scrivetemelo sotto nei commenti. Prendiamo subitissimo un pochettino di robe. Allora, mi serve spruce, ne ho veramente tantissimo. Mi serve quello blu, che ne ho veramente tantissimo anche qua. E poi mi servirebbe un pochettino di blackstone. La blackstone ce la dovremmo avere da qualche parte. Oddio, non è che ne abbiamo così tanta, però ce la facciamo bastare. Abbiamo un stone catcher da qualche parte che possiamo rubare magari? Eccolo qua, ciao piccolo stone cutter, tu mi servivi veramente tantissimo. Ed intanto che scendiamo, che cosa devo ricordare prima di morire? Che molti di voi guardano i video ma non sono iscritti al mio canale, quindi mi raccomando raga, ho fatto un fioretto, a 1 milione di iscritti cambierò il mio computer, quindi andate a dirlo a tutti i vostri amici che ancora non mi seguono, iscrivetevi al canale di Marci, perché se arriva a 1 milione cambia finalmente il computer e avrò una macchina super potente. Io voglio fare questa torre da questa parte. La cosa che mi viene difficile è se fare tanti ingressi, quindi è quello che voglio fare in realtà, tanti ingressi. Quindi 1, 2, 3 e 4 da questa parte. Ma le parti centrali, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, le voglio fare con lo spruce. Non so perché, ma secondo me potrebbe stare meglio. Ovviamente sarà strippato lo spruce, perché guardate quanto è più bello lo spruce strippato vicino a questo materiale qua. Quindi saliamo di 5 blocchi, quindi 2, 3, 4 e 5 e facciamo tutto il contorno. Ok, perfetto, abbiamo fatto già tutto il primo contorno e già mi piace veramente tantissimo. Vorrei fare però una cosa un pochettino diversa dal solito, ovvero dove c'è la porta, che sarà in questo caso qui, voglio mettere una roba del genere, come se entrasse dentro, diciamo, un pezzo di legno, un pezzo di trave che appunto si insediasse all'interno di questa parte qua. Qui ovviamente si toglie questa zona qui, non so perché c'era quella cosa lì. Ok, così già mi piace molto di più. Guardate che bello, vedete? Dà un tocco secondo me molto più carino. Guardate che bello, mi piace tantissimo. Ora strippiamo tutto e vediamo un po' già come sta tutto strippato. Magari qualcosa di strippato blu? No, penso che il blu non lo voglio strippare. Mi piace molto così questa volta. È veramente incredibile e mi piace tantissimo. Ora prendiamo un pochettino di blackstone, perché dobbiamo fare questi angoli qua. Vedete che io ho lasciato appositamente due diversi, perché volevo proprio creare questo, diciamo, mood qui con queste scale qui, come se questo qui fosse all'interno. E qui volevo mettere le endrod e mettere al centro lo shroomlight, quindi andiamo a prendere shroomlight ed endrod. In realtà potevamo mettere anche delle catene, però le catene non è che le apprezzo moltissimo in questo caso, quindi non lo so. Vediamo qui come sta. No vabbè ragazzi, bellissimo, vediamo un pochettino come sta. Ah che bello, mamma mia ragazzi, bellissimo, mi piace tantissimo ragazzi questo effetto che dà, troppo troppo bello, mi piace tanto tanto tanto. Ora però io direi che qua possiamo mettere delle trapdoor, quindi facciamoci una crafting table, che qua ovviamente non abbiamo mai. Ma ricordiamoci che le crafting table dobbiamo metterle sempre all'interno delle entrate, perché è comoda come cosa, sapete che lo faccio veramente sempre. Siamo però pieni di roba, quindi questa cosa non è il massimo, mannaggia. Vediamo un po' se facciamo così quante me ne vengono fuori. Me ne vengono fuori 20, cavolo, sono pieno di roba, porca miseria. Comunque, qui facciamo così e qui facciamo così. E secondo me questa cosa è super bella e mi piace tantissimo. Però io metterei anche delle altre trapdoor di un altro colore. Metterei proprio quelle rosse qui, qui, qui e qua. Allora, preso esattamente uno stack di rosso, facciamo così, due pezzi, vediamo un po' quanto abbiamo, 20, abbiamo 20 pezzi di questo Crimson Trapdoor. Vediamo un pochettino come ci sta. Io lo metterei esattamente qui, così. No, vabbè, bellissimo. È veramente molto bello, ragazzi, mi piace tanto tanto. Vediamo come sta da lontano. Bellissimo, raga, stra bello. Ora dobbiamo fare tutti gli altri diciamo piani dello stesso tipo, ma voglio lavorare anche qua sul davanti, perché non è che il davanti lo lasciamo libero. E infatti volevo fare una cosa diversa dal solito, fare una roba del... anzi in realtà, se noi questi qua li mettiamo al contrario, ci possiamo mettere la lanterna sotto. Quindi io qua ci metterei lanterna sotto e lavorerei più sul fare una cosa del genere. Quindi così,
così, e qua sopra ci possiamo mettere tipo una slab, che secondo me è l'opzione migliore. Oppure possiamo fare così, guardate che bello anche così. Vediamo da lontano come sta. Questa cosa è strana da dire, non so quale mi piace di più, eh. Ecco, già così mi piace molto, ma molto di più. Forse una di quelle cose che farei è strippare proprio questo qua centrale, che secondo me è molto, 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 molto bello. Mi piace tantissimo. E forse anche questi qua, che ne dite se facciamo tutto strippato? Mi piace molto così, come se fosse una cosa che si incava dentro. Non male per niente. Ora però dobbiamo lavorare anche sulla parte di sopra, perché la parte di sopra non deve essere tutto uguale, nel senso che qua ci deve essere uno strato, diciamo, di appoggio. Vedete che qua si è come se si appoggiasse questa zona qua. Quindi questi qui vorrei farlo tutto rosso di planks normali. Cosa vuol dire? Gli angoli li mettiamo, vedete, facciamo una roba del genere, come se da qui ripartissero poi effettivamente le Endrod. Quindi qua si fa così, vediamo un pochettino come sta, proviamo. Endrod, Endrod, poi dobbiamo mettere questo qua. Ok, aspetta, Shroomlight, Endrod e Endrod. Vediamo come sta da sotto. Secondo me è molto bello. Sì. Sì, questa volta, ragazzi, il rosso ci sta molto bene con questo blu. Mi piace tanto, finalmente una torre un pochettino diversa dal solito. Mi piace. È veramente spettacolare, ragazzi, è veramente incredibile. Ho cambiato il rosso sopra perché preferivo farlo con lo stripped hi-fi. Per chi non sapesse come si fa, è molto semplice. Basta prendere tipo del rosso normale, fare così, vedete un po', ti va il crimson hi-fi. E poi in questo caso, quando lo fai così, lo strippi, vedete che si strippa tutto. Ed è bellissimo. Ok, adesso ne abbiamo già un po' strippato ed è perfetto. Fatemi sapere com'è questa torre, se vi piace. Non so ancora di preciso quanto farla alta, di quanti livelli, e se fare dei livelli che siano diversi. Io pensavo che ad ogni livello potremmo cambiare il colore delle cose, nel senso che qui abbiamo messo lo spruce, qua possiamo mettere il dark oak, sopra possiamo mettere il birch, tutte queste cose qua. Fatemelo sapere sotto nei commenti e vediamo un po' come potrebbe venire. Secondo me il fatto che cambiamo colore potrebbe essere veramente una figata incredibile. Ragazzi, sono passate 3 ore dall'ultima clip che ho fatto della torre. Sono rientrato nel server e sto per morire. E non ho più niente nell'inventario. Il mio inventario è completamente vuoto. Non so minimamente il motivo, anche perché ero uscito dal server, sono rientrato e non ho più niente, come se qualcuno mi avesse cancellato l'inventario. Ora spero di risolvere in qualche modo, ma Nico mi aveva detto di venire su TS questo pomeriggio. Mi fa: devi registrare il video di oggi. Sì, devo registrare il video di oggi. Va bene, attacca questa clip perché è molto importante. Quindi adesso mi vado in stanza dal signor Nico. Ecco, magari no. Io non ho niente. Come faccio adesso? Cioè, io come potrei fare? Forse ho lasciato però la shulker all'interno della torre con la roba del Big Re, quindi mi posso mettere quell'armatura in oro intanto, che vabbè è meglio di niente comunque. Vediamo, sì, ho una shulker. Cioè, io ho perso anche la shulker di Loco, ragazzi, è un disastro questa roba, è un disastro epocale. Vabbè, ho un'armatura d'oro, va bene, andiamo da Nico. Channel switched. Buongiorno. Ciao. Mondo, sto buongiorno. Già registrando, ciao. Quanto perché mi hai chiamato? Allora, io ti dico solo che sono entrato nel server, non ho più niente. Questo potrebbe essere un problema per quello che però cerco fare. Di risolvere con qualche backup, vediamo, perché secondo me è un bug. Comunque dimmi pure, dimmi. Allora, dimmi. dove sei, aspetta. Sono ok, a casa, sei qui. Potresti buongiorno. Portarmi del cibo, per favore? Pure il cibo. Sì, grazie. Perché senti, è l'unica armatura che mi è rimasta, va ok? Bene, va bene, mangio. Va bene, sì, grazie. Però sto coso lo possiamo uccidere? Dai, no, veloce che voglio finire la torre. Allora, ho un compito per te. Cioè, in realtà non è proprio un mio compito, ma è un compito che mi è stato dato per dartelo. Ok, chiaro? Ok. Allora, praticamente, oggi ho parlato con Loco. Sì, e con Loco. E perché Loco non mi ha detto niente a me? Perché ti deve dire tutto, non ho capito. Tu che ruolo hai, scusami, nel castello? Allora, quello sinceramente non l'ho capito. Sono la guardia carceraria, però non ci sono prigionieri. Ah, sono ok. Inutile. E quindi stai facendo altri lavori come faccio. Esatto, ok, va bene, va bene, va bene. Però volevo guadagnarmi un pochettino sua fiducia, perché sai, ci sono stati un po' di disguidi in passato. Infatti io pensavo che tu fossi dalla parte di Buddy, non no, parte di no, ah, no. Okay. Cioè dipende in realtà dal giorno. Tu sei ma... neutrale. Esatto, okay. Esatto. Però Loco mi ha detto che per guadagnarsi la mia fiducia dovevo dirti una cosa. Sì, dimmi. Vedi quella casa? Sì, è la casa del Big Gato, la devo mettere in vendita, mi hanno detto i fan. No, Loco non la vuole più, ha detto. Perché no? Ma Loco è amico. Cioè, dovrebbe essere un amico del Big Ladro, penso. Non lo so, forse lo vuole sfidare, non so cosa dirti, ma ha detto che la vuole esplosa. E mi ha dato anche le TNT, se vuoi, se non le hai. Ma sei sicuro? E a me ha detto così, poi adesso non lo so se chiedo. Magari... No, vabbè, non c'è bisogno, adesso sì, è a scuola, adesso mi sa. Sì, al volo. No, ah, no, ancora a scuola. Ok.
Però non vabbè, so in realtà come... Aspetto lui. No dai Nico, non posso fare sta cosa seriamente. Marci mi ha detto fai uscire il video oggi, se no non ti caccio dal regno. È stato abbastanza cattivo, quindi ti prego, poi... ti prego. Non mi convinci molto, secondo me c'è altro dietro. Però vabbè, se devo per forza fare lo faccio. Però cioè un po' mi dispiace, capisci? Questa è la mia costruzione. E ho capito, ma in realtà mi piace, è molto bello. Cioè io non la so farei esplodere, però bellissimo. Quello vuole così. Cosa devo farci? E c'è un piccolo problema, come si suol dire, no? Qual è il piccolo problema? Non ho più niente io, quindi non so come far esplodere guarda sta casa. Guarda cosa mi hanno dato. Tieni, non ho l'accendino, quello ce l'hai almeno? Non ho niente, non ho più niente. Va bene, prendiamo la flinte da qui allora. Io avevo l'accendino con Unbreaking Game Ending, non so se lo sai. Si può davvero incantare un accendino? Sì che si può, mannaggia. Non avevo minimamente idea. Qua c'è qualcosa, no, qua ci sono i vecchi sub. Qua ci sarà qualcosa? Non c'è niente. Vai, ho la flint e il coso, vieni qua. Ok, grazie mille, sono qui. Ma sì, no, ma io non ce la faccio a farlo, Nico. Marco, ascolta, io aspetto Loco, ti prego. Non... Oh, non se mi stai pigliando in giro, te lo giuro che... Ascolta, io ho ricevuto questo messaggio, poi non lo so. Ti faccio saltare la casa. No, Nico, non ce la faccio. Non ce la faccio. Ce la faccio. No, allora, Nico, ascoltami. Ma per forza tutto posso far esplodere una TNT e basta? Non lo so, non mi è stato specificato. Però nel caso fosse poca, magari esplodo io. Quindi. Allora, c'è da dire che molti fan volevano che la distruggessi. Quindi, in teoria, non dovrebbe essere un problema, spero. Sì, ma non metterne troppa, che sennò fai il devasto. Così, basta, secondo te? Non lo so, io non voglio sapere nulla. Io ho avuto soltanto il compito del messaggero e ora mi giro. Del messaggero? Non era Loco, scusami. No, sì. Allora, il messaggero perché porta il messaggio di Loco. Ah, ok. Cosa hai fatto? Non ce la faccio, ti dico. Aspetta, staccare qua. Ti dico, non ce la faccio, mi fa male qua. Ma sei non sicuro piangere. Che devo farlo? Allora, io ho saputo così, poi non lo so. Vabbè, dai, facciamolo. Io non voglio guardare, però. Cioè, non io non ho... TNT? Neanche accendere la TNT sei capace. Attenzione! Vabbè, ora è più ampio l'interno. Nico, io sto male fisicamente aver fatto questa cosa. Ci sto male, ok? Ci sto male! Loco, senti, ma sono qui che sto facendo un video con Nico, no? Io te lo mando, spero che tu risponda in tempi brevi. Mi ha detto che tu gli hai detto di far esplodere la casa del Big Ladro. Perché? Oh! All'alba dell'ora dopo! All'alba dell'ora dopo ha risposto! Ma va Marci, guarda che io non ho mai detto a Nico questa cosa, se l'ha inventata lui.